cielo, no. Che sto pensando? Tutto un salto su. Che cosa stai facendo qui, in mezzo al nulla? Ah, una visita per Chaddy il misterioso. Il radioso e ruspante re dei rompicapi. Hai la prontezza per sconfiggermi? Potrai avere una torta. Per una torta risponderò a ogni tuo strano indovinello. Il martello mi forgia, punte mi limano, lime mi spuntano. Entro nella bocca di ciò che si para davanti a me. Il ferro è forgiato da attrezzi. E una toppa può essere la bocca di una porta? È una chiave? Splendido! Quale ingegno! E ora? Un altro. Ho visto una cosa strana, di forma morbida, cantare in una taverna. Ha il becco sottile e lunghe gambe che non sanno camminare. Una sedia. Ha le gambe ed è in ogni taverna. Ma può cantare? Ha un becco? No, ma forse riuscirai a indovinare l'ultimo enigma. Con il mio tetto di lacrime ricopro ogni cosa al mio furioso passaggio. Faccio tremare la foresta e i frutti cadono dagli alberi. La pioggia ricopre ogni cosa. E il rombo del tuono e del fulmine può abbattere rami e frutti. È una tempesta? Sei più illuminata della lanterna celeste. Una prova valida, amica. Ma qualcosa ti è sfuggito. E la mia torta? Già mangiata. Ma eccoti qualcos'altro. Ho visto una cosa strana, di forma morbida, cantare in una taverna. Ha il becco sottile e lunghe gambe che non sanno camminare. Qualcosa che canta. Uno strumento musicale. La sacca che sbuffa e suona nelle canne. La cornamusa. Il tuo ingegno risplende d'astuzia e una tale prova merita ben 3 torte. Sfortunatamente non le ho. La torta è una bugia. Non offenderti. Eccoti un premio degno della tua abilità. Addio, Chad. I tuoi enigmi sono stati divertenti. Rimani ancora. Puoi leggere altri miei appunti. Forse un giorno me ne andrò e porterò i miei indovinelli a Escanchester. Sai, Mengen, si diffonde da Buton Vatner.